Siamo in diretta allo stand di motociclismo dove è venuto a trovarci il nuovo numero uno di Triumph Italia, il direttore generale Christophe Coué. Come cambieranno le strategie? Quale sarà l'impronta che vorrei dare per rilanciare il marchio dopo un anno non felicissimo per voi? Allora, la strategia globale del marchio non ha cambiato a livello globale, invece per l'Italia dobbiamo cambiare tre cose. Soprattutto il marchio, dobbiamo sviluppare il marchio come brand Triumph attraverso una campagna di sviluppo marchio, che abbiamo un marchio fashion, ma dobbiamo fare sapere che cosa è la nostra storia negli anni 60, anche la nostra storia recente con il signor John Blore dall'85. Poi dobbiamo, ovviamente, il prodotto va essere rinnovato. Adesso abbiamo la nuova Street con l'ABS, abbiamo la nuova Daytona con l'ABS, abbiamo l'Explorer con le ruote a raggi, e quindi il prodotto c'è e c'era, non abbiamo dubbio su questa cosa. E poi c'è un lavoro da fare sulla rete del concessionario per essere in linea con le nuove esigenze della nostra clientela. Lei crede che Triumph, rispetto ad altri brand molto forti come Ducati, come per esempio BMW o Harley Davidson, abbia fatto qualche errore in particolare, abbia peccato in Italia, e se sì, dove? Errore no, invece non abbiamo avuto modo di usufruire come il marchio Triumph è grande, come ha una storia da 110 anni, e questo non lo sa troppo gente, e quindi c'è una campagna di comunicazione che dobbiamo fare sull'argomento. Per quanto riguarda il prodotto, avete ampliato molto la vostra gamma. Nei prossimi anni continuerete? Può anticiparci qualcosa? Allora, i prossimi anni sì, abbiamo comunque dei progetti da uscire dallo stabilimento, ma questo gamma ha un limite, e la limite si trova a circa 25 prodotti nella gamma. Al di là è un po' difficile per la rete da gestirla. Avete anche un nuovo stabilimento, se non sbaglio, appena aperto in Brasile, dovrebbe essere il quinto di Triumph, fa parte di una politica di espansione? E siamo molto attenti a questi mercati emergenti, e quindi l'unico modo di entrare sul Brasile è di fare il complete knockdown, e quindi di fare la moto in Inghilterra e poi della mandare in pezzi di ricambi in Brasile per rimontarla, per evitare le tasse che sono al 110%. E quindi è il quinto. Abbiamo previsto di fare l'entrata sul mercato indiano a luglio dell'anno prossimo, ma senza fare lo stabilimento, perché abbiamo già due in Thailand che vanno bene. D'accordo, allora benvenuto in Italia e buon lavoro e in bocca al lupo, grazie. Crepi lupo, grazie a lei.